Ciao, sono Gianluca Polgar, mi occupo di ecologia ed evoluzione di ecosistemi intertidali tropicali, in particolare di ecosistemi a mangrovie ed ecosistemi di piane fangose, didali. In questi ultimi anni mi sono occupato di saltafango, in inglese si dice mudskippers, e sono gobi di Oxus ercini, che sono dei pesci anfibi, e l'interesse mio essenzialmente si incentra su questo aspetto. E ne ho studiato la sistematica e filogenesi molecolare, ancora lo sto facendo, la filogeografia, ho scoperto che chiacchierano, sono animali sonniferi, l'ecologia spaziale, soprattutto il differenziamento a livello di habitat, e fatto qualcosa su un parassita. Dal 2010 sono qui a Kuala Lumpur come senior lecturer, ricerco, insegno nell'Istituto di Scienze Biologiche e nell'Istituto delle Scienze della Terra e dell'Oceano. Siamo un piccolo gruppo di appassionati, io una dottoranda di Torino, Laura Ribeiro, laureando. Forse viene un volontario dagli Stati Uniti e è stata con noi per qualche mese una ricercatrice dalla University of Barcelona, Arianna Bucci. E attualmente lavoriamo su tre linee principali di ricerca, una sull'ecologia trofica alimentare di una specie di saltafango che vive sia in foresta che sulle piane fangose, erbivora, e che si nutre di diatomee epipeliche che sono sul fango, farò vedere qualcosa sul campo, e comparando che cosa mangia in ecosistemi, in habitat differenti, in queste foreste mangrovie. Poi stiamo lavorando sull'ecofisiologia di altre specie di saltafango a diverso grado di adattamento alle condizioni semiterrestri, con particolare riferimento all'ecofisiologia della disidratazione e della temperatura, preferenza, resistenza e altri aspetti. Abbiamo un progetto a parte, in particolare questo con Laura Ribeiro, sui granchi sesarmidi, sono dei granchi di mangrovia in particolare, ne vedremo qualcuno, e in particolare sulla loro sistematica e ontogenesi, la loro crescita dopo la metamorfosi e come cambiano nella forma, nella colorazione, perché c'è molta confusione a livello tassonomico. Nonostante siano un gruppo dominante, molto importante, come vedremo, nelle foreste a mangrovie, facendo pure qualcosa sul loro differenziamento a livello di habitat e di microhabitat anche in diverse classi d'Italia. Per la fisiologia in particolare collaboriamo anche con la University of West Florida, con il professor Wayne Bennett, che lavora anche in Operation Wallacea in Sulawesi. Max Palazzotto mi ha contattato per fare questo breve video su quello che combino qua in Malesia con i miei collaboratori per Italian Gecko, e io sono contento di dare un piccolo contributo che spero sia di vostro gradimento. Ciao. Ci troviamo nel Parco Marino Naturale di Kuala Selangor, sulla costa occidentale della penisola malese, e stiamo per entrare in una foresta mangrovia, uno dei pochi mangrovieti rimasti ancora lungo la costa occidentale. E in quest'area le foreste mangrovie sono state
essenzialmente bonificate per lo più insieme alle retrostanti foreste paludose d'acqua dolce e separati dall'entroterra da terrapieni che su entrambi i lati hanno dei canali regolati da chiuse che appunto impediscono l'accesso delle maree verso le aree bonificate. Negli anni 70 è stato istituito questo parco e la parte bonificata è stata lasciata così, cioè non è stata distrutto il terrapieno per permettere alla marea di ricolonizzare l'area. Quindi quest'area adesso è costituita da una foresta secondaria che ha ricolonizzato appunto l'area bonificata. Oltre il terrapieno incontreremo infine la foresta mangrovie dopo aver passato un lago salmastro artificiale che hanno costruito per attrarre uccelli per i birdwatchers sostanzialmente. Ecco, quindi questa è più o meno la carta del parco. Noi ora siamo qui sostanzialmente e percorreremo la foresta secondaria e raggiungeremo questa parte del terrapieno chiamata Ring Bund, terrapieno circolare all'interno del quale è stato costruito questo lago artificiale. Questo è il terrapieno che separa lungo costa, come potete vedere, tutta la foresta mangrovie, questa striscetta qui, e la piana fangosa dall'area bonificata. Arrivati qui entreremo più o meno in questo punto nella foresta e la attraverseremo verso mare. Ecco, qui ci troviamo nella foresta secondaria e potete vedere questi ficus, sono piante opportuniste, crescono un po' dappertutto qui e che stiamo attraversando appunto per raggiungere il Ring Bund. In quest'area sono presenti per esempio delle scimmie, dei macachi, macaca fascicularis che troviamo anche in mangrovia, e dei langur che qui sono specie protette e anche degli scoiattoli del genere Calosciurus che si possono trovare sugli alberi. Questo è un tipico termitaio abbastanza grande, più o meno alto come me. Ci avviciniamo al Ring Bund. Questo qui è un ponte che appunto attraversa il canale che sta uno dei due canali che fiancheggiano il Bund. Un nucleo familiare. Quello è un atteggiamento di minaccia. Uno scinco. Il genere Mabuia. Ed ecco il lago artificiale salmastro all'interno del Bund su cui stiamo camminando, che è stato costruito per attrarre uccelli trampolieri essenzialmente. Quello è il hide dei birdwatchers. Su lato alla mia sinistra in questo momento del lago inizia la foresta mangrovia, appunto separata dal lago dal terrapieno. Questa è una tipica torre d'osservazione per birdwatchers e adesso saliremo in cima per dare un'occhiata in giro. In lontananza si vede la collina con il faro circondata dalla città di Kuala Selangor e ai piedi della quale una volta si estendeva l'intera foresta mangrovia. Sotto il lago con la foresta secondaria e dall'altra parte del terrapieno che si vede qui sulla sinistra inizia appunto la foresta mangrovia che si estende in questa direzione verso mare. Tutti questi alberi
sono piante di mangrovia. Qui sotto di me una pianta di hibiscus, che è una mangrovia secondaria, e essenzialmente uno stand quasi puro di piante di Bruguiera parviflora. Si vede bene proprio la divisione netta operata dal band. Alla mia destra ci sta il mangrovieto con anche le felcelofite, vedete sotto, e sulla sinistra appunto il band e la foresta secondaria. E come potete vedere, diversi alberi di mangrovia sono morti in quest'area, e in genere si tratta di alberi molto giovani, benché il parco sia stato istituito già negli anni 70. Ecco, qui potete vedere sul lato del band che dà sulla foresta a mangrovie un fatto abbastanza curioso. Vedete questi buchi nel terreno? Sono cunicoli di granchi sesarmidi che chiaramente vivono sul suolo del mangrovieto e che scavando arrivano sin sul band, sul terrapieno. Questa è un'area che i manager del parco hanno adibito a nursery, a vivaio, per coltivare piccole piante di mangrovia che poi vengono utilizzate per riafforestare verso mare. Ed ecco, quindi adesso entriamo nella foresta, la mangrovia, il mangrovieto, in quello che è la foresta alta. Di dove il suolo viene meno frequentemente inondato dalla marea. Vedete, al suolo sono presenti queste radici aeree chiamate pneumatofore, che le piante utilizzano per assorbire ossigeno atmosferico, sostanzialmente perché le condizioni del fango sono pressoché anossiche, praticamente non contiene ossigeno. Questa è una foresta tipicamente a Bruguiera, queste piante si chiamano così. Ed ecco il primo perioftalmo, la specie si chiama Perioftalmus variabilis, ed è una tipica specie che vive sul suolo della foresta alta. Ancora Perioftalmus variabilis, sicuramente la specie dominante in questa zona della foresta. Avete visto un tipico comportamento di salto. Quest'area della foresta viene inondata dalla marea solo durante le cosiddette maree vive, una volta al mese circa. Uno dei tratti diagnostici di Perioftalmus variabilis è la colorazione della caudale, che è rossastra, la pinna caudale. Vedete come sono in grado di ritrarre gli occhi dentro delle cavità orbitali. Sotto gli occhi c'è una struttura, una pseudopalpebra, che è unica fra tutti i pesci in questo gruppo e che permette di conservare un po' d'acqua, un po' di umidità e inumidire l'occhio quando l'occhio viene retratto e immerso appunto in questa sorta di sacchetta. Potete vedere il pesce appoggiato sulle pinne pettorali e sulle pinne pelviche e anche sul peduncolo caudale. In questo momento sta muovendosi, avanzando con dei piccoli saltelli, appunto piegando il corpo e poi scattando come una sorta di piccola molla.
densità media può superare i 2 individui al metro quadro. Basta fermarsi un momento e come per magia escono fuori da tutte le parti. La loro principale difesa consiste nel criptismo. È molto difficile vedere questi animali al suolo della foresta se rimangono immobili. Si nota molto bene come il suolo della foresta sia crivellato dall'azione dei granchi e dei pesci. Qui tutte sostanzialmente le specie di macrofauna sono scavatori e si rifugiano in tana all'arrivo della alta marea. Ma esiste anche un'altra strategia per difendersi dai predatori che arrivano con l'alta marea, ed è quella di evitare l'acqua essenzialmente arrampicandosi lungo le piante. Come in questo caso, questo è un esemplare di gastropode del genere Ceritidea. Guardate i colori molto vividi di questo sesarmide, probabilmente un perisesarme omolpe. Sono specie molto territoriali e che utilizzano anche segnali acustici per comunicare, sfregando alcuni tubercoli sulle chele che hanno sulle chele su altre parti delle appendici. Come si può vedere, in questa porzione della foresta alta al suolo è abbondante il detrito vegetale e questi cumuli di fango che vedete ai piedi degli alberi sono costruiti da appunto alcune specie di granchi sesarmidi che qui hanno un ruolo di veri e propri ingegneri ecosistemici, determinando condizioni favorevoli per l'habitat di molte altre specie, cambiando le proprietà del suolo, appunto, con questa intensa attività di scavo. Con un altro tipico abitante delle foreste mangrovie, un elobide. Qui abbiamo due generi diversi, Cassidula ed Ellobium. Questi gastropodi vivono sul legno marcescente. Ellobium auris Giude, orecchio di Giude. Ed ecco un altro abitante piuttosto caratteristico dei mangrovie, di un Onchidium. È un gastropode, ma quasi del tutto perso il suo guscio ed è perfettamente adattato alla vita terrestre. Molto difficile da individuare sui tronchi degli alberi. Qui lungo il lato della passerella c'è questo piccolo torrentello tidale effimero e potete vedere ai lati queste pozze circolari. Qui un'altra, e queste pozze sono costruite appunto da un mudskipper, cioè un saltafango. E lì in fondo se ne vede uno proprio sull'orlo della pozza, non abbastanza grande. Si chiamano Periophthalmodon schlosseri, possono arrivare a 20-30 cm di lunghezza. Eccone un altro con la testa che affiora proprio sull'orlo della pozza. Si vede molto chiaramente la caratteristica striscia orizzontale nera
lungo i fianchi. Vedete come dilata gli opercoli per tenere in bocca una bolla d'aria, il principale meccanismo di respirazione aerea di questi pesci anfibi. Le tane sono molto profonde, possono entrare anche per oltre 2 metri di profondità nel fango. Qui abbondano anche decine di questi piccoli granchi o cipodidi, questi di un colore blu intenso sono Uca urvillei. Ecco un altro tipico gasteropode anfibio, nerita allineata. Neritidi, littorinidi, elobiidi e potamididi sono le famiglie qui dominanti. Ecco un altro tipico rappresentante della fauna, della macrofauna a sesarmidi, dico la selangor. Questo è un episesarma. La specie la stiamo ancora determinando. Ed arriviamo nella foresta pioniera, la luce lì in fondo è l'estuario del fiume Selangor, si vedono piante differenti come questa rizofora apiculata dalle caratteristiche radici a contrafforte, sembrano delle palafitte. Così, dopo circa 240 metri di transetto sull'estuario del fiume Selangor e le sue sponde fangose. Gli animali che vivono qui sulla sponda fangosa sono molto diversi, questi sono dei Boleophthalmus boddarti. Sono dei pesci erbivori che si nutrono del biofilm essenzialmente costituito da diatomee che si trova sulla superficie del fango alla bassa marea. Ecco, qui si vede come questi animali si nutrono sulla superficie del fango muovendo la testa alternatamente a destra e a sinistra e raschiando la superficie. Quando hanno raccolto una mistura, una quantità sufficiente di acqua, fango e diatomee, vanno nella pozza più vicina e setacciano, vedete le ondicelle sulla superficie dell'acqua. Bene, non mi rimane che ringraziare la Italian Gecko Association per il suo interesse nella nostra attività di ricerca, Max Palazzotto per il montaggio. Se volete saperne di più o avere altre informazioni, c'è il mio sito web themadskipper.org o madskipper.it e il mio indirizzo email è gianluca.polgar@gmail.com.